Comagna stasera, come sempre, iniziamo con un bel brindisi e poi vi diremo tutto. Salute, salute. Quanto c'è la salute c'è tutto. Ora, questa sera facciamo questa ricetta siciliana, fantastica. Chi sei? Lei, chi è? Tu chi sei? Io sono un tuo amico innanzitutto, un amico di Francesca, è un piacere stare qui con voi. Mi chiamo Massimo Bombrezzi e il numero... Uno? No, non è vero. Numero uno credo che qui a Senigallia ne abbiamo di tanti di numeri uno, no? Sugliassi, Cedroni. Io sono un umile insegnante di cucina, mi piace il lavoro che faccio, soprattutto mi piace giocare con la cucina e percepire questi grandi sapori e la convivialità. Lo bacio te o lo bacio io? Prego, mi dica. Lei è il Caravaggio della cucina. Lei è roba gentile la cena. Rosy, hai sentito Caravaggio della cucina? Allora, no, non fatemi emozionare, sennò poi... Allora, innanzitutto vorrei sapere una roba. Sì. Perché sei qui questa sera con noi? Principalmente sono qui perché non c'è il professor Saritelli, perché tra me e lui voi sapete che non corre buon sangue. Proprio così. Il professor Saritelli. Sì. Mamma mia. Vittorio? Sì, anche perché quando veniva a scuola copiava sempre da me i piatti, alcuni me li copia, altri li crea lui perché è molto bravo, devo dire, è diventato molto bravo con gli anni. Io penso che avremo le gomme già tagliate della macchina più sotto. No, Vittorio è molto sportivo, infatti sta con la Fiorentina, non vince mai. Vabbè, te sai che stai, Juventus a Porta e vinto parecchio ieri sera. Comunque va bene, avanti. Che cosa facciamo? Stiamo facendo le alici beccafico, una ricetta meravigliosa. No, aspetta, seriamente, perché sei venuto qui da noi, a parte Saritelli? Sono venuto qui da voi perché ho visto le vostre riprese televisive e mi piacciono, perché la cucina deve essere un qualcosa di emozionante e al tempo stesso piacevole. Questa frase chissà quanto ci costa. Bene, no, ma ci ripasserò per i soldi. Vabbè, per i soldi ci dai buoni lì, ma va bene. Innanzitutto, in cucina regna la pulizia. Grazie, me la può mettere nel lavandino, è molto gentile. Grazie, me lo può mettere nel lavandino. Allora io rispondo, sì chef, certo, come fai? Vada, allora, guarda qua che bella cosa, Francesca. Chiaramente io ho fatto solo le ultime tre, le prime le ha fatte Francesca, che è bravissima, esegue perfettamente tutte le indicazioni. Queste alici beccafico, grazie, in forno, per pochi minuti. Caro Andrea, le alici beccafico è una ricetta fantastica, come fantastica la cucina popolare. Ma come ricordati che la cucina che veramente emoziona è la cucina popolare, quella che si è resa famosa nel mondo. Esatto. Perché le spume, le arie e così via sono per pochi privilegiati, ok? Noi invece ci siamo radicati in questa cucina popolare che ha sfamato il popolo. Questa ricetta è fantastica perché? Perché le alici beccafico, i nobili nel 1600-1700 andavano a cacciare e uccidevano questo uccellino perché piccolo, di piccole dimensioni, che andava a beccare i fichi, e questo beccare i fichi andava a caratterizzare poi la dolcezza, bravissima. Purtroppo nella vita anche attuale ci sono i ricchi, meno ricchi, più simpatici, meno simpatici. Io sono ricco, meno ricco, simpatico, più simpatico, io sono tutto. Vedete, se non avevamo tanti soldi però siamo simpatici, speriamo, qualcuno sai. No, a parte gli scherzi, quindi da questi ricchi, da questi nobili c'erano delle persone molto, diciamo così, povere, ma di grande... Chef, hai lasciato il cellulare acceso, sei un maccherone! Esatto. Va bene, non fa niente, va bene. Pensavo che a quest'ora mi chiamassimo. Ma tanto, ci chiamano... Sempre Per fortuna ho sbagliato. Per fortuna, scusa. Per fortuna abbiamo anche delle assistenti di studio. Sì. Anche molto carine, devo dire. Oh, perché noi ci facciamo... Sì, Andrea, fammi parlare un po', perché sennò poi mi emozioni. Tu sei abituato a fare queste cose, io no. C'era il telefono, te mi sei. Stavo dicendo, quindi quelle persone che erano al servizio dei nobili si creavano questo piatto. Voi, tu sai che la Sicilia è fantastica dal punto di vista enogastronomico, cibo, vino, olio. Io credo che la Sicilia sia la regione più emozionante dal punto di vista enogastronomico, ok? Queste persone, diciamo così, che erano al servizio dei nobili si crearono questo piatto con le sarde e andarono a farcire
queste sarde con un composto di pane, uvetta sultanina, alici, capperi e pane, pane grattugiato e poi un po' di spezie, no, quello no, che no, adesso mettiamo nelle erbe aromatiche, brava, ma ci sei arrivata vicino, quelle che mettiamo nella porchetta, il fifi, finocchio selvatico, finocchio selvatico. Tutto questo lo arrotoliamo nella nostra sarda, lo passiamo per pochi minuti nel nostro forno e, come la regola dice, pochi minuti, perché il pesce deve cuocere pochi minuti, altrimenti il pesce diventa secco. Sì, che mangi tutto, e mangi anche crudo. Questo pesce, chef, ce l'ha preparato Moreno della pescheria Moreno qui di Sinigaglia. Moreno e Sabina. Certo, ho visto, bacio, ho visto che è freschissimo. Complimenti. È fondamentale nella cucina che l'ingrediente sia più fresco, di giornata, e sia stato trattato bene. Ok? Allora, chiaro? Chef, le rivelo questo segreto. L'altro giorno abbiamo fatto una spigola e un'amica lunedì ci fa. Anch'io oggi faccio. Sono emozionato per un cielo di vino. Anch'io oggi faccio le spigole. Le spigole del lunedì non si fanno mai perché i barchetti non escono la domenica. Lunedì, questo è un errore grave. Allora, nelle queste ricci beccafico o sarde beccafico, noi mettiamo anche in cottura del finocchio selvatico e dell'alloro. Ah, ok, che va a caratterizzare. Malaur, perché noi ci teniamo questa nostra identità? Certo, non dimentichiamoci che la cucina popolare va di pari passo con la cultura popolare, certo. Quindi il dialetto. E come ci chiamiamo noi? Comagna stasera, Netto Design, così giusto. Senti Francesca, sei così gentile di vedere se realmente sono cotte, perché noi parliamo e poi facciamo gli errori. Io direi che ci siamo, vuoi toglierle? Grazie. C'è una spatola nella tua cucina super organizzata? Una spatola, chef? Sì, grazie. Certo. Alla base abbiamo fatto una crema di zucchine e fave. Ho messo un pochino di olio, di erbe aromatiche e poi andrò a fare una linea. Andrò ad aprire in questo modo. Poi prendiamo... Così. Chef, così in vale. Ok, cosa c'è Andrea? Non ti piace? No, troppo bene. Ma... No, dai. Non guardi, maestro, che non è molto più bravo di lei, ma cioè... Lui? Cioè, chi è più bravo? Lui è più bravo di me. Sì, cioè... Ragazzi, nella vita, ricordatevi... Ma io ho un altro lavoro, ragazzi. No, adesso, a parte quello, Andrea, ricordati, nella vita e anche in questo lavoro, l'umiltà gioca un ruolo importante. Più sei umile, più la gente ti ama. Certo. L'umiltà significa anche documentarsi e cercare di stare attenti a migliorarsi. Grazie Francesca, sei molto gentile, come le mie alunne a scuola. Magari. Vado a pennellarlo, Andrea, perché tu sai che anche il bello è il disegno che viene fuori. La cosa è fondamentale, no? Andiamo a metterci un po' di colore. Sì, ma io ti sto aspettando andiamo a mettere dei pomodorini così. Dei pomodorini confit, bravo. Questi pomodorini confit praticamente hanno la capacità di addolcire questo piatto. Perché addolcire? Perché nella vita ci deve essere sempre un giusto equilibrio tra il dolce, il salato, il sapido, il meno sapido e così via. Ma io credo che eri così saggio. Guarda, ma io lo sempre fatto. Scusa, dai, vabbè. Cioè, sì, andiamo a fare delle piccole cose, anche perché non siamo al ristorante, come dicevo prima, è importante il sapore, ma anche. Lo sai come si chiama questo? Questo è il geranio. No? Tu sai? Non fa niente, lo dico io. Il geranio l'hai preso fuori. No, porca miseria. Questo è il nasturzio. Chi? Nasturzio è una pianta edibile, fantastica, e questo è il suo fiore. Nasturzio. Tu devi sapere che questo è edibile, cioè lo puoi mangiare. Insomma, un po' di... Mi apri i paccassassi perché vogliamo darvi qui un tono di marchigianità. Ma cosa piatto sono i paccassassi? Allora, i paccassassi, scusami, sono una pianta grassa. Ci sono le pinzette, Andrea. No, ricordi che sì. Ah, ok, bravo. Come al solito, te devi assaggiare, non ti fidi mai.
tiriamo su questi pacassassi. I pacassassi, come dice la parola stessa, nascono in prossimità del mare, vicino al mare, e rompono i sassi. Una pianta grassa dal sapore, diciamo così, limonato, cedrato, ed è fantastico, ricorda il mare. Poi andiamo a rimettere intorno quello che è il piatto e la farcia del nostro, della nostra farcia. Andiamo a metterci il richiamo di finocchio, finocchietto selvatico, come l'hai chiamato tu, e direi che siamo pronti. Ci mettiamo un pochino di olio, ce l'ha l'olio? L'olio. Olio extravergine d'oliva. Delle nostre qualità. Per fortuna siamo in Italia e questa è la nostra forza. L'olio extravergine d'oliva è quello che ci fa la differenza. Questo è il nostro piatto, a noi ci piace, siamo felici. Buona serata a tutti e ricordatevi, per cucinare ci vuole amore e tanta, tanta, tanta pazienza. Passione. I tempi, io in alcune occasioni sono lunghi. Io direi anche molta creatività. Sì, certo. Quelli che dicono, ma io perché noi lo facciamo così, tu fallo come vuoi, è buono, benissimo, noi l'abbiamo fatto così. Avrete anche la ricetta, Andrea poi vi darà in Facebook, YouTube, c'è, esatto, vi darò la ricetta, dopo chiaramente tu mi chiederai a me. Quando fai le cose per i soldi ricordati che non sorridi come stiamo facendo noi ora. Grazie e buona serata, cin cin. Cin cin ancora. Viva la cucina, viva l'enogastronomia.